Ben ritrovati a tutti quanti e andiamo ancora avanti una volta con la pagnotta in mano. Stiamo continuando a parlare di pane, di mangiare insieme, di tavola e proviamo ad aggiungere ancora qualcosa questa volta. La pagnotta ci ricorda anche che il mangiare insieme è festa. E beh, normalmente noi umani quando facciamo festa mangiamo insieme qualcosa. A volte di più, a volte di meno, pensate ai matrimoni che sono lunghissimi, pensate anche una pizza insieme con gli amici o a volte un aperitivo fatto insieme, si mangia qualcosa insieme per festeggiare, per fare festa, per fare un momento di festa. Il mangiare è festa. A iniziare da quelle volte in cui magari hai vissuto una settimana pesantissima, pesantissima, sei stanco morto e arrivi al sabato e dici a tua moglie: ma perché non invitiamo stasera degli amici a casa nostra? Che verrebbe da dire: ma siamo così stanchi, ma non possiamo starcene tranquilli. Eppure, tante volte lo si fa, perché è chiaro, invitare degli amici a casa vuol dire almeno preparare una pasta, vuol dire almeno andare a fare spesa e comprare qualcosa, una bottiglia di vino buono. E dunque è un aumento di fatica. Eppure noi ci teniamo a fare qualche volta una festa, un mangiare pane e salame con gli amici, perché? Per questa ragione. Che tu stai un po' insieme, mangi qualcosa di buono, ridi, scherzi, ti racconti un po' la settimana e poi gli amici vanno via, tu chiudi la porta e dici: ah, ci andava proprio questa cosa. Perché? Uno si è pure affaticato, però hai toccato con mano, mangiando con gli altri, mangiando qualcosa, ridendo e sentendo il calore dell'amicizia, hai toccato con mano che c'è qualcosa di buono su questa terra. E dunque dai, la vita merita, anche se la settimana è andata storta. C'è un senso, detto in termini più difficili. Ecco perché noi abbiniamo il mangiare insieme e le feste. Perché il mangiare insieme ci aiuta a toccare la bontà della vita, ci aiuta a toccare il gusto della vita. E dunque potremmo dirlo in altre parole, a toccare un senso della vita. Ecco perché mangiamo insieme. E questo è il senso delle feste. Le feste sono nate per spezzare il quotidiano e dare al quotidiano un senso, un gusto. E dunque le feste erano, per esempio, feste di ringraziamento per il raccolto, per dire: mamma mia, apri gli occhi, hai visto? Anche quest'anno abbiamo vendemmiato. Meno male, possiamo sperare. Oppure per festeggiare eventi religiosi importanti, la Natività, la Pasqua, per dire: mamma mia, se Gesù è venuto su questa terra, se Gesù è morto in croce, possiamo festeggiare, possiamo vivere, c'è un senso a questa vita. Le feste sono proprio questo, sono un ritrovare un gusto e un senso alla vita. Mangiare insieme è anche per ritrovare un senso, un gusto alla vita. Una giornalista africana è venuta tempo fa a fare un giro in Europa per fare un articolo, fare uno studio meglio sull'Europa. E quando poi stava per partire hanno intervistato lei, le hanno chiesto varie sue impressioni e alla fine le hanno detto: ma ci dica in una battuta che cosa ha visto in Europa? E sapete cosa ha detto? Ed è giusto dirlo col pane, questo pane in mano. Sapete cosa ha detto quella giornalista? Quella giornalista ha detto: voi europei avete cibo troppo abbondante e feste troppo misere. Grandioso. Noi abbiamo cibo troppo abbondante, non solo cibo troppo abbondante, ma non abbiamo più la capacità di sottolineare le feste. Il nostro Natale si sta spegnendo, la nostra Pasqua si sta spegnendo, la festa dei Santi si sta spegnendo. Sono feste che spesso sono scatoloni vuoti, dobbiamo riempirle di qualcosa perché non dicono più niente. Forse ripensare come facciamo il pranzo di Natale, il pranzo di Pasqua, come lo sottolineiamo. Come le sottolineiamo queste feste, potrebbe anche essere un buon spunto per questo nostro cammino. E infine, un pezzo di pane ci ricorda almeno per chi di noi è credente, che abbiamo non solo bisogno di pane, questo qui, ma c'è bisogno di un altro pane per vivere. Questo pane ci fa vivere, ma abbiamo bisogno di un altro pane per vivere. Si chiama Eucaristia per noi. È un rito importante, dove ci sentiamo dire: prendete, mangiate, per vivere. Perché proprio questo è l'Eucaristia. È un rito dove si va a
attorno a una mensa per toccare con mano che c'è un Dio che ci fa vivere. C'è un Dio che ci fa vivere. Cioè, c'è un Dio che viene a salvarci. Ma pensate che bello. Noi una volta alla settimana andiamo per toccare con mano che c'è un Dio che ci salva. E sapete cosa vuol dire ci salva? Vasco Rossi ha una canzone molto bella dove ce lo spiega. Vasco Rossi ha una canzone bella che si intitola Selli. In quella canzone Selli racconta di una donna cresciuta, immaginiamo di 35 anni, che cammina sotto la pioggia e camminando sotto la pioggia pensa ai suoi amori, ai suoi sbagli, pensa alla sua vita passata. E dopo un po' che pensa a tutto questo, gli batte un'idea forte nella testa, dice la canzone. Forse è stato tutto perso, o forse qualcosa è salvato. Forse, ma sì. Che bello! Vasco Rossi ci dice, salvezza è l'opposto di tutto perso. A volte uno ha la sensazione che la vita sia persa. Ci sono certi giorni che arrivi a sera e dici, boh, girato a vuoto. Ci sono certe volte che la vita è pesante, che la vita non gli trovi un gusto, un senso. Ci sono certe volte che ti sembra che la vita sia sbagliata. Che bello, noi abbiamo bisogno dell'Eucarestia per andare a toccare con mano che c'è un Dio che ce la salva, cioè che ci garantisce che non è persa la nostra vita, che Lui lavora perché si compia, perché ci sia una festa finale, che è anche il senso del mangiare insieme, che ci sarà una festa finale e nel frattempo Lui lavora perché nulla vada perduto dei nostri sforzi. Per questo tante volte nel Vangelo ricorre questo modo di dire, ricorda questa frase, non abbiate paura, io sono con voi. Non abbiate paura, io sono con voi. Ma che bello! Noi andiamo all'Eucaristia a mangiare insieme in modo rituale per sentirci dire, ma addirittura per toccare con mano che è vero, non abbiate paura, io sono con voi. Quante paure ci accompagnano tutti i giorni, tutti i giorni. La paura di non essere all'altezza, cioè di non farcela. Magari hai appena fatto un mutuo per comprare la casa nuova di questi tempi e ti svegli di notte e dici, oddio, come farò a pagare questa cosa? O hai iniziato un'attività lavorativa nuova in proprio, hai fatto delle spese e dici, oddio mio, e se va male? Oppure c'è la paura di non essere amati. A volte uno ha sbagliato qualcosa e dici, ma mi perdonerà? Mia moglie mi perdonerà ancora? Mi vorrà ancora bene? Mio marito? Ma anche la paura di rimanere soli. Soli perché abbandonati dai genitori o abbandonati dal coniuge o perché diventati anziani e abbandonati dai figli. La paura di essere soli, la paura del futuro, la paura del cambiamento. Pensate che potente sapere che la vita è salvata, cioè che c'è uno che continuamente lavora perché noi possiamo affrontare queste paure, e cioè aver fiducia. Che bello! La vita è salvata e dunque possiamo aver fiducia nella vita, fiducia nel presente, fiducia nel futuro, fiducia nell'altro, fiducia nel presente, della vita che hai, quella che stai affrontando oggi, fiducia nel futuro che si chiama speranza e fiducia nell'altro che si chiama amore. La vita è salvata e dunque possiamo essere fiduciosi, speranzosi, innamorati. Ed è questo che ci auguriamo. E ci auguriamo che anche il mangiare insieme quotidiano ci aiuti a essere fiduciosi, a dar fiducia a chi mangia con noi e a riprendere speranza nella vita e a maggior ragione nelle nostre Eucaristie. Buon cammino a tutti!